Dottor oggi vi parla dei piercing. Come guarire bene dopo aver fatto un piercing, qualunque piercing si faccia, in qualunque sede. Intanto diciamo che la sede condiziona la velocità di guarigione. E questo mi riferisco a sedi particolari come per esempio i piercing linguali o quelli che si localizzano a livello del capezzolo oppure quelli sui genitali, perché lì è molto più rapida la guarigione, perché tutte le parti mucose, molli, molto molto idratate hanno una guarigione rapida e un bassissimo rischio di infezione. Oltre a questo diciamo che invece sono sedi un pochino più diciamo a lenta guarigione, e con questo mi riferisco per esempio alla lice auricolare oppure alla sede ombelicale, per esempio. Quali accortezze uno deve avere? È chiaro che deve esserci l'igiene. Consideriamo che per piercing si intende l'inserimento di un monile attraverso strati cutanei, quindi la pelle viene perforata, attraversata e si lascia il monile. Questo che cosa deve fare? La pelle deve creare un canale che si deve cicatrizzare. In questa fase di cicatrizzazione si possono verificare delle situazioni anche a volte non proprio perfette, perché magari ci può essere un ritardo di cicatrizzazione oppure ci può essere una sovrainfezione. Come si fa a capirlo? Il rossore e il dolore iniziale è chiaro che è normale, poi però la pelle ha una capacità di riparazione intrinseca che si realizza nell'arco di 2-3 settimane. Quando questo dolore, questo gonfiore si prolunga oltre questo tempo, qualcosa non va. Soprattutto quando ci sono delle secrezioni magari di tipo sieroso, di tipo purulento, quindi pus che esce. In questi casi a volte bisogna eseguire delle terapie antibiotiche, anche orali a volte, per poter risolvere le sovrainfezioni. Ma la sovrainfezione non è l'unico problema che si può verificare su un piercing. Ci possono essere anche dei rigetti, cioè la pelle riconosce questo monile come una cosa estranea e tende ad eliminarlo. Per eliminarlo infiamma, gonfia, dà dolore, gonfiore e ritarda questa guarigione. È un segnale del nostro corpo che ci dice toglimi. Prima di toglierlo, perché a volte in certi casi purtroppo il rigetto è talmente forte che non c'è alternativa, si possono tentare varie tecniche. Intanto io vi dico che la forma del piercing che viene applicato, quindi del monile che viene messo, è molto importante. Sconsiglio generalmente di utilizzare dei piercing che abbiano, come faccio un esempio pratico, quello dell'ombelico con la doppia pallina, quindi la barra con la doppia pallina. Questo perché la compressione, il decubito della pallina sul punto di uscita del piercing dà un ritardo di guarigione. Noi abbiamo delle secrezioni del nostro corpo, nel momento in cui mettiamo una pallina sopra e sotto non riescono a drenare e questo poi porta a una sovrainfezione. Quindi la forma con la pallina sopra, quando si ha un ritardo di guarigione, è un po' sconsigliata. Io consiglio di mettere un anello, anche se non è facile da mettere magari sull'ombelico, ma questo facilita enormemente la guarigione, proprio perché queste secrezioni riescono ad uscire, e ruotarlo ogni tanto. L'altra cosa che può condizionare è quanto è stretto, cioè se il piercing è alto come lunghezza del transito transcutaneo e il piercing è corto che viene messo, crea una compressione, che sia pallino o meno c'è una compressione del metallo che ritarda la guarigione. Questo è vero anche per quello delle orecchie. Questo quando si mettono, faccio un esempio pratico su di me, l'ultimo piercing che ho fatto è questo. Se io inizialmente avessi messo un monile con la clip posteriore molto stretta come era inizialmente, questo ritarda la guarigione, sempre perché non riesce ad uscire il materiale che viene normalmente secreto dal nostro corpo per guarire il canale che viene creato. Allentando la parte dietro dell'orecchino o del piercing che sia, o allungando il monile, facilita molto la guarigione. Oltre a questo, i materiali. Ci possono essere chiaramente delle reazioni allergiche, per questo che vengono normalmente utilizzati tutti i monili senza nickel, perché il nickel è la causa principale, e quindi si utilizza di solito l'acciaio chirurgico, il titanio o il niobio, che è un materiale alternativo. A volte ci sono pazienti che qualsiasi metallo ritarda la guarigione, perché comunque i metalli danno questa possibilità. In questi casi io consiglio di utilizzare il Tigon o Tigon, non so bene qual è la pronuncia sinceramente, che è fatto di polimeri biocompatibili in plastica. La plastica non dà assolutamente questo tipo di problema, oppure a volte si trovano anche monili in materiali di legno o bambù, che in caso di ritardo di guarigione portano un grandissimo beneficio.
Oltre a questo, chiaramente ci possono anche essere degli effetti locali legati a una cicatrizzazione esuberante. In un video precedente ho parlato dei cheloidi. I cheloidi si possono formare sui piercing ed hanno un grosso problema. In quel caso chiaramente deve essere tolto, poi bisogna fare il trattamento del cheloide. Questo in genere si sa, perché ognuno di noi sa se tende a fare cheloidi, perché una ferita qualsiasi nell'arco della vita l'avremmo tutti fatta, e quindi sapere di avere la tendenza a fare cheloidi, attenzione, il piercing non è proprio consigliato. Ho visto casi veramente importanti, per esempio sull'elice auricolare, con cheloidi di questa altezza, poi diventa un problema estetico e di fastidio notevole. Chiaramente di fronte a una complicanza ci deve essere un trattamento dermatologico che prevederà l'uso di pomate antibiotiche, l'uso di disinfettanti locali. I lavaggi con l'acqua ossigenata sono molto importanti, con il perossido di idrogeno, perché ha un effetto molto molto benevolo, così come l'utilizzo di creme antibiotiche che vadano a coprire tutti i germi. La forma e il materiale sono importantissimi del piercing. Io consiglio, nel momento in cui si ha un processo infiammatorio, che in alcuni casi c'è anche a distanza. Io per esempio di qua ho porto degli esempi pratici, ho questi piercing, no? Ogni tanto ce n'ho uno che è il penultimo che si infiamma, non so, probabilmente è la sede, può esserci una microcisti sebacea sotto. Che cosa è necessario fare in alcuni casi? Immergere il piercing, che sia l'orecchino o un altro tipo di forma, dentro una crema sul tubetto e poi inserire l'orecchino. Questa è una tecnica ottima perché una piccola quantità della crema medicale, quindi antibiotica, entrerà dentro il canale, quindi non sarà solo una medicazione esterna ma anche tramite il canale. Vi assicuro che se mettete in atto queste cose la guarigione è molto molto rapida, e lo dico perché mi piaceva fare questo video, perché mi capita a livello dermatologico di fare visite per ritardo di guarigione importanti, anche con reazioni di edema importanti, in qualsiasi parte del piercing venga applicato. Quindi spero vi sia utile questo, un video vero doctor sulla guarigione dei piercing in maniera adeguata.